orgoglio, orgoglio stabiese questa sera, emozione, emozione collettiva e emozione credo di ciascuno di noi presente in questa piazza. Non è retorica, non è retorica dire che la sera del 5 agosto 2024 è una serata storica che verrà ricordata da chi è presente. Il litorale sabbiese torna alla cittadinanza, rimarrà libero, spiaggia libera o verrà data in concessione agli albergatori sul litorale o a qualcun altro? No, adesso girano tante voci, ma vi posso assicurare che la priorità dell'amministrazione in questa fase è quella di ridare ai cittadini per l'estate 2024 la spiaggia libera e gratuita, fruibile da tutti quanti. Quello che sarà il futuro sicuramente comunque la priorità è la spiaggia libera attrezzata, quindi affidamenti, altre cose non se ne parla proprio, questo è dei cittadini e rimarrà dei cittadini. Questo che cosa si ha intenzione di fare per garantire il decoro della città, non vedere turisti o cittadini insomma in costume o girare a torso nudo per la città? Diciamo che adesso siamo al 5 agosto, considerando che mancano 20 giorni alla fine della stagione estiva, proveremo a fare un controllo con i vigili e a fare anche un test di verificare quali sono le criticità e i disagi, da cui anche quello che lei narrava prima potrebbe essere uno dei disagi, così come uno dei disagi potrebbe essere i flussi veicolari, i flussi di persone che saranno. Quindi diciamo che anche un test per noi come amministrazione per capire le criticità quali siano e avere un anno di tempo per poter mettere mano e cercare di eliminare quante più criticità possibili da quella che è la situazione. Godiamoci questo miracolo. Voi avreste mai immaginato che le acque di fronte alla Cassa Armonica Castellammare potessero essere balneabili? No, vorrei solo ricordarvi che dentro e dietro questo risultato c'è il lavoro, la fatica, la concentrazione di decine e decine di persone, della regione innanzitutto che finanzia alla fine tutte queste opere, della Gori, dell'EIR, cioè davvero c'è, come dire, questa tenacia nel perseguire gli obiettivi che è, come dire, quello che poi ti consente di arrivare ai risultati senza distrazione. Poi dobbiamo fare altre cose ancora a Castellammare. Intanto è in corso un altro miracolo, il nuovo ospedale di Castellammare. Parliamo di 180 milioni di euro che la regione investe. Da quanti decenni si parlava del nuovo ospedale di Castellammare? Abbiamo acquistato un'area nelle terme, 18 milioni di euro, abbiamo fatto la gara per la progettazione, entro 4 mesi avremo il progetto da mettere a gara per il nuovo ospedale e per la demolizione dei vecchi immobili. Poi se firmiamo l'accordo di coesione abbiamo perso un anno esatto, avremo le risorse per la viabilità. C'è un altro intervento da realizzare qui, che è la strada di collegamento del Monte Faito. Noi abbiamo iniziato il lavoro di recupero a Castellammare quando abbiamo inaugurato la funivia del Monte Faito, vi ricordate che era bloccata pure quella, e decidemmo di farlo. Non era un grandissimo importo, erano 4-5 milioni di euro, ma dal punto di vista simbolico è stato il primo intervento di riqualificazione a Castellammare di Stabia. Oggi possiamo essere soddisfatti, sinceramente. Presidente, in questi giorni il sindaco di Scafati, come direbbe lei, fa la seccia. Ovviamente, turandosi il naso, dice che ci puzza a Scafati. Com'è possibile che a Castellammare ci sia un mare profumato? Lei che cosa vuole rispondere? Anche perché arriverà al centro direzionale e sta chiamando alla piazza, protestando per i cittadini di Scafati. Che cosa dice di Pasquale Aliberti? Dio lo abbia in gloria. Onorevole De Luca. De Luca, quando... Onorevole De Luca. Quando è che la vedremo qui a mare? Ospite qui a Castellammare a fare un bagno. Mi avevano invitato a fare il bagno oggi, per la verità. Lei, Mario Casillo, chiaramente. Mario Casillo, ma non ho lo stomaco di vedere le immagini di Casillo in costume a bagno.